Consigliere, lei è intervenuto in aula per un film che è stato proiettato in una scuola a Milano, dal titolo Né Giulietta né Romeo. Perché lei ha contestato questo film e questa diffusione del film? Perché questo film nasce col presupposto, con l'idea di contrastare il bullismo, ma in realtà finisce per essere un film di propaganda LGBT. Se vogliamo contrastare il bullismo nelle nostre scuole, bisogna seguire quello che è l'indicazione della legge regionale, ossia tutte le forme di bullismo devono essere contrastate. Se se ne contrasta solamente una, finisce per essere inevitabilmente propaganda. Quindi noi abbiamo chiesto come mai l'ufficio scolastico regionale abbia di fatto promosso questo evento e non si sia invece preoccupato di dare spazio a tutte le forme di bullismo, un evento che sappiamo che poi nasconde dietro, come abbiamo detto all'inizio, la volontà di propaganda LGBT, sponsorizzata tra l'altro dal Comune di Milano, dall'assessore Maiorino, perché questo è l'obiettivo che vogliono raggiungere.